incidente mortale sulla tangenziale ovest, deceduto un 65enne. Maltempo a Benevento, scuole chiuse da sabato 13 a mercoledì 17 febbraio. Covid, direttore generale dell'ASL Volpe, iniziate nel Sannio le vaccinazioni agli ultraottantenni. La cronaca, il gestore di un bar e 14 clienti sanzionati per mancato rispetto delle norme anti-Covid. Calcio, Gersini di Genova dirigerà la gara Bologna-Benevento. Sport 7 Live in diretta sui canali di TV7 a partire dalle 20.15. Ancora una volta la tangenziale ovest di Benevento è diventata scenario di un incidente mortale. A perdere la vita un 65enne di Benevento che viaggiava a bordo di una Daewoo Matiz che per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della questura si è scontrata con una Fiat Grande Punto all'altezza dello svincolo per contrada Santa Clementina. Il sindaco di Benevento ha emanato un'ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado da sabato 13 a mercoledì 17 febbraio, a causa delle previste nevicate che potrebbero manifestarsi anche nel capoluogo sannite nel Sannio. Fatta salva la didattica a distanza, si tornerà regolarmente in aula giovedì 18 febbraio se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. Non poche persone, memori dell'alluvione del 2015, hanno trascorso la notte in bianco a Benevento per monitorare il livello del fiume Calore in piena, esondato più a valle dove ha sommerso decine e decine di ettari di vigneti. Il livello dei fiumi Calore sabato è lentamente sceso. Non possiamo continuare a vivere con questo incubo non sentendoci al sicuro e per i ritardi nella messa in sicurezza della zona, lamentano ora alcuni residenti alla località Pantano nel capoluogo sannita, zona distrutta dall'alluvione. Di qui la richiesta del sindaco di Benevento Clemente Mastella di un intervento decisivo da parte della Protezione Civile Regionale e al Ministero dell'Interno. Intanto è stato promosso dal prefetto di Benevento Cappetta in modalità video collegamento a distanza un incontro di approfondimento sull'attuale esposizione a rischio idraulico del territorio della provincia e sui correlati sistemi di monitoraggio in relazione al recente verificarsi di eventi pluviali di particolare intensità e durata. Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il carnevale e la festa di San Valentino. In un paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Lo dichiara la Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Dobbiamo sapere che se in questi giorni avremo le strade e le piazze d'Italia nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento. La situazione epidemiologica della provincia di Benevento al momento non è tale da richiedere la chiusura delle scuole. È quanto è stato deciso all'unanimità a margine dell'incontro tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e primi cittadini dei maggiori comuni del Sannio per cercare un'intesa sulla scuola e prendere decisioni collettive in merito ad eventuali chiusure. Il tavolo, aggiunge il sindaco di Sant'Agata de' Goti, Salvatore Riccio, è comunque istituito in maniera permanente per un monitoraggio continuo della situazione al fine di agire repentinamente di conseguenza. Sono 1.694 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 151 dei quali identificati da test antigenici rapidi. 92 di questi sono risultati sintomatici, sono 12 morti e 1.140 i guariti delle ultime 48 ore. Nuovo decesso a causa del Covid-19 all'ospedale San Pio. Stavolta si tratta di un 87enne di Benevento. Sono 37 i pazienti positivi ricoverati nella principale struttura sanitaria del Sannio. 33 sono della provincia di Benevento e 4 di altre province. Un paziente sannita è stato dimesso dopo essere guarito. L'ASL Sannita ha processato 399 tamponi, dei quali 58 risultati positivi. Di questi 9 sono sintomatici e 49 asintomatici, 30 guariti, un deceduto.
I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Benevento, nel corso di specifici servizi mirati alla verifica del rispetto delle normative di contenimento della diffusione del virus Covid-19, hanno elevato 14 sanzioni amministrative per circa 4.000 euro. Nel dettaglio, presso un bar del quartiere Ponticelli, i militari hanno sorpreso e sanzionato numerosi avventori che erano intenti a consumare delle bevande alcoliche in violazione dell'obbligo di distanziamento sociale e delle norme per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. In particolare è stato anche contravvenzionato il gestore dell'esercizio pubblico, poiché aveva venduto e consentito la consumazione sul posto delle bevande con applicazione della misura accessoria della proposta per la chiusura per 5 giorni del bar. I carabinieri della stazione di Castelfranco in Miscano, coordinati dalla compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento 2 persone della zona, un 54enne già noto alle forze dell'ordine ed un 61enne per trasporto illecito di materie esplodenti e per accensioni ed esplosioni pericolose. All'esito di una serrata attività d'indagine svolta anche grazie all'acquisizione dei filmati del sistema di videosorveglianza in funzione presso il comune di Ginestra degli Schiavoni, i militari hanno accertato che nella tarda serata di sabato i 2 uomini erano arrivati al centro del paese a bordo di un fuoristrada in uso a uno di loro, dal quale avevano lanciato 2 grossi petardi, la cui esplosione aveva generato un forte boato, non causando fortunatamente danni a persone o cose. Al termine degli accertamenti, 2, una volta scoperti, hanno provato a giustificare il loro gesto dicendo che lo avevano fatto per non far avvicinare al centro cittadino eventuali animali selvatici. Sono state elevate dunque 3 sanzioni amministrative di circa 1.600 euro complessivi per la violazione dell'obbligo di permanenza presso la propria abitazione a carico dei 2 uomini e di un altro 45enne già noto alle forze dell'ordine. Fernando Enrico è stato delegato dal presidente Vincenzo De Luca a rappresentarlo ai tavoli e alle riunioni tecniche per gli aspetti inerenti alla realizzazione della linea di alta velocità Napoli-Bari, con riferimento alle opere infrastrutturali, ai progetti di sviluppo e riqualificazione dei territori interessati, ricadenti nel Sannio, e a connessi accordi di programma con gli enti competenti. La giunta comunale, presieduta dal sindaco Mastella, ha approvato il progetto definitivo per il recupero e la riqualificazione della pubblica illuminazione di Corso Garibaldi, Corso Dante, Viale San Lorenzo e strade limitrofe. Tra gli interventi previsti va segnalata la disposizione di corpi illuminanti e sorgenti luminose nelle seguenti aree: Piazza 4 Novembre, Fontana Fans Tealo, Teatro Comunale, Biblioteca Provinciale, Piazza Federico Torre, Via Traiano, Piazza Roma, Corso Garibaldi, Palazzo Paolo V, Duomo, Basilica Madonna delle Grazie, Via Appio Claudio e Ponte Leproso. L'importo complessivo del progetto, che è denominato Una nuova luce alla via magistrale della città, rientra nel programma integrato Città Sostenibile ed ammonta a 1.400.000 euro. In occasione della Settimana del Cuore, promossa dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri e dalla Fondazione per il Tuo Cuore, venerdì 12 e sabato 13 febbraio dalle 9 alle 14 saranno effettuate presso l'azienda ospedaliera San Pio visite cardiologiche gratuite per i cittadini del Sannio già affetti da malattie cardiovascolari. Si alterneranno in ambulatorio 8 equipe. È l'occasione per recuperare una parte delle tante visite cardiologiche per i cittadini affetti da cardiopatia che non sono state effettuate durante la pandemia da Covid-19 in considerazione del timore dei cittadini di recarsi in ospedale. In questo periodo, ha affermato il direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia ed UDIC del San Pio, Marino Scherillo, si è registrata una notevole riduzione delle visite cardiologiche di controllo per i pazienti cardiopatici del Sannio e in alcuni casi la paura della pandemia ha causato un grave peggioramento della loro condizione clinica. Prosegue con tanto entusiasmo il nuovo progetto Art Joe Air Design Salon, uno staff di professionisti dello stile coordinato da Arthur Tufo e Giovanni Pirozzolo, sempre aggiornato sulle tendenze e sulle mode, che sa esaltare ogni tratto e sfumatura della personalità, prendendosi cura dell'integrità del tuo capello. Per info e prenotazioni 342-5274-535. Art Joe Air Design Salon è in via Cumpa Ponticelli numero 8 a Benevento. TV7 ha incontrato nuovamente i protagonisti di questo progetto ambizioso e di qualità. Ascoltiamo l'intervista a Tufo e Pirozzolo. Oggi vi presentiamo le promozioni che saranno presenti per il mese di febbraio e marzo, ovvero la Colorful Air,
che l'abbiamo identificato in tre pacchetti, che sarebbe il pacchetto Basic, il pacchetto Medium e il pacchetto Gold. Il pacchetto Basic è un pacchetto con un colore e piega in promozione al costo di 27 euro. Poi c'è il pacchetto Medium, che sarebbe colore, giochi di colore, toner e piega al costo di 59 euro. Poi abbiamo l'ultimo pacchetto, che sarebbe il pacchetto Gold, che sarebbe un vero e proprio total look, che è compreso colore, giochi di colore, tonalizzante, taglio, piega e ricostruzione con molecola Plex, al costo di 89 euro. Poi continueremo sempre fino al 31 di marzo con la piega in promozione sempre 10 euro. Per tutti gli aggiornamenti vi aspettiamo in negozio oppure seguiteci sulle pagine Instagram e Facebook. Siamo diventati rivenditori ufficiali di questo grande brand a livello nazionale e mondiale, che è la GHD, in termini di attrezzi elettronici come foni, piastre e quant'altro. In più l'Art Jewelry Design è diventato grande gruppo e fa parte delle clip di Ciro Florio, Makeup Artist, che è un grandissimo maestro, il Ciro Florio, che si occupa di tutti gli eventi a livello nazionale e internazionale. E in più con al fianco il maestro Florio e il maestro Erminio Aiollo, che ci accompagneranno in questo percorso. Al termine della seduta di rifinitura, il tecnico Filippo Inzaghi ha diramato l'elenco dei 24 calciatori convocati per la gara alle ore 20:45 presso lo stadio Dall'Ara contro il Bologna. Portieri Lucatelli, Manfredini, Montipò e Gori. Difensori Caldirola, Glick, Tuia, De Paoli, Barba, Fulon e Pastina. Centrocampisti Viola, Dabbo, Teglio e Temai, Insigne e Schiattarella. Attaccanti Falche, Di Serio, Gaic, Caprari, La Padula, Sao e Moncini. Un ritorno a casa tra i ricordi con in palio una grossa fetta di salvezza. Di nuovo a Bologna Filippo Inzaghi, 2 anni dopo l'ultima volta, Super Pippo, allenato in rossoblù nella prima parte della stagione 2018-2019, un'avventura in salita culminata con l'esonero dopo 21 giornate e l'arrivo in panchina di Mihajlovic, attuale allenatore al Dall'Ara. L'ex centravanti del Milan e della Nazionale dopo Bologna scelse di ripartire da Benevento, storia dello scorso anno e della stagione da record in Serie B che ha visto i giallorossi laurearsi campioni con largo anticipo e con un vantaggio abissale sulle inseguitrici. Dopo l'1-0 prezioso del Vigorito, la strega affronta di nuovo i rossoblù e torna a caccia di punti per la quota salvezza. Il successo con il Parma alle spalle, e ora che il suo Bologna ha aggiustato la classifica salendo a +8 sul terzultimo posto, Mihajlovic punta a scalare la classifica e a raggiungere la colonna sinistra. Per farlo serve continuità di prestazione e risultati, e sono proprio questi due aspetti che il tecnico chiede alla squadra alla vigilia della gara con il Benevento di Super Pippo Inzaghi. Alle ore 20:15 torna Sport 7 Live per parlare della terza giornata di ritorno del campionato di Serie A. Si accendono nuovamente le luci degli studi di TV7 che ospiteranno il riuscitissimo format che si occuperà dell'importante match in programma allo stadio Dall'Ara tra Bologna e Benevento, con la conduzione del giornalista Alfredo Salzano e il commento di opinionisti, giornalisti ed esperti di calcio. La redazione giornalistica attiverà i consueti canali di comunicazione per dare la possibilità ai telespettatori e agli internauti di essere tra i protagonisti di Sport 7 Live con messaggi, video e commenti dedicati al match, al torneo di Serie A e al calciomercato oramai a poche ore dalla conclusione. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.